Roma, sul Colle Esquilino, domina la Basilica Papale che illumina il buio della notte. È la Basilica di Maria Theotokos, Madre di Dio, come è stata definita nel Concilio di Efeso nel 431 e 20 anni dopo in quello di Calcedonia. All'interno la Cappella Paolina ospita un'icona attribuita dalla tradizione all'Evangelista Luca, ritenuto il pittore della Madonna. L'icona è bizantina. La Madonna che tiene in braccio il bambino è definita Salus Populi Romani, secondo l'antico uso romano che chiedeva protezione per la città agli dèi. La Basilica di Papa Liberio, dedicata a Maria Madre di Dio, conserva tesori di grande spiritualità, oltre che di valore culturale e storico, e non solo al suo interno. Sotto la Basilica, oltre alla zona archeologica coi resti di un'antica villa romana, il Museo Liberiano ospita opere che vanno dal presepe di Arnolfo di Cambio del secolo XIII all'opera La salita al Calvario di Gesù del Sodoma del XVI secolo, oggetti liturgici, paramenti sacri, altro, tutto a tradurre in pezzi d'arte la luce millenaria che ha accompagnato la fede di generazioni di cristiani.